Benvenuti, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale di Arte Rivista, condotto come sempre da me, da Gabriele Boni e da Francesca Grazioli. Benvenuta Francesca. Grazie Gabriele, benvenuti a tutti voi. Eccezionalmente oggi comincio io con le notizie, dandovi una notizia triste che ha scosso veramente quello che è il mondo dell'arte, perché è morto Iannis Kounellis, il maestro dell'arte povera, maestro anticonformista e rivoluzionario che era nato in Grecia nel 1936, ma che a 20 anni si era trasferito a Roma per studiare insieme al grande maestro Toti Shaloya. Per uno dei strani giochi del destino era in corso fino a questa settimana la mostra che il Museo della Scultura di Matera gli aveva dedicato, tra l'altro ennesimo e dovuto omaggio, a uno dei grandi padri della arte povera, per l'appunto. Questa porta è un lavoro del 69, è esposto molte volte e allora Germano l'ho voluto anche qua. La cosa era di trovare questa porta che ha dunque, come tutte le porte, hanno a che fare con la misura di un uomo. Tutte le porte sono fatte così. E poi si prestava per poter fare inserire dentro una sensibilità arcaica. Ecco. Inizialmente avevo fatto la cosa con il carbone, nel 67. Prima di tutto era un'uscita dal quadro, e che questo è un fatto anche generazionale, diciamo, no? L'uscita del quadro è affrontato da queste persone dell'arte povera, no? L'arte povera è una cosa, per quello che riguarda l'Italia, è una cosa complessa, molto complessa, perché entra nei grandi canali che la dialettica offriva. E questa è l'arte povera. E io penso che sia innanzitutto dialettica. E parliamo invece ora di fotografia. Sono stati annunciati i vincitori della 60esima edizione del World Press Photo, il più importante concorso di fotogiornalismo al mondo, organizzato dall'omonima fondazione olandese dal 1955. Sono state sottoposte alla giuria più di 80.000 foto scattate da oltre 5.000 fotografi, e il premio principale, il World Press Photo of the Year, è stato vinto dal fotografo turco Burnam Özbilici dell'agenzia Associated Press per la fotografia che si intitola Un assassino in Turchia, di cui si parlò molto quando venne scattata. La vedete proprio ora. La foto mostra l'attentatore Mevlut Mert al Tintas subito dopo aver ucciso l'ambasciatore russo in Turchia a una mostra d'arte ad Ankara proprio lo scorso dicembre. E sempre a proposito di fotografia, segnaliamo la mostra L'Olocausto siriano nelle foto di Cesar, visibile a Udine alla Galleria Tina Modotti dal 25 febbraio fino al 3 di marzo. La rassegna è una selezione di 30 immagini scattate da Cesar, pseudonimo che protegge l'identità di un ex fotografo della polizia militare del regime siriano, che disertò portando con sé in Occidente quelle fotografie che raccontano la storia di migliaia di siriani morti sotto tortura. La mostra è promossa da Amnesty International ed è stata già esposta al Palazzo di Vetro, all'ONU e anche al Memorial dell'Olocausto a Washington e ancora al Parlamento Europeo di Strasburgo. Vediamo.
Quello che i siriani volevano era semplicemente libertà e democrazia, quello che noi abbiamo per legge. La repressione spietata del regime di Bashar al-Assad ha costretto i siriani a prendere le armi per difendere le pacifiche manifestazioni di piazza, i villaggi e le città. Da lì è iniziata la guerra civile. Sono 5 anni che in Siria si susseguono bombardamenti, morte e torture. È una situazione sotto gli occhi di tutti, che ormai coinvolge paesi di tutti i continenti, e siamo tutti in qualche modo compartecipi di questa situazione. Bashar al-Assad è l'ultimo dei vecchi tiranni del Mediterraneo. In questa mostra c'è una piccola antologia di documentazione di una vastità di crimini che copre oltre 50.000 immagini. Questa mostra è atroce. Questa mostra dimostra cosa può fare impunemente una tirannia moderna. Può disfare, sfracellare, accartocciare, macellare corpi e vite umane. Cosa possiamo fare noi? Guardare, conoscere e poi marchiare con infamia il nome di Bashar al-Assad, boia e tiranno del suo popolo, del popolo siriano. Rimaniamo in provincia di Udine, più precisamente alla millenaria Abbazia di Rosazzo, che farà da cornice il 4 e il 5 marzo alla 4ª Mostra Internazionale di Bonsai e sui Secchi. L'evento è dedicato a queste piccole ma di grande fascino opere naturali. L'antica arte bonsai, dal giapponese albero coltivato in vaso, così come quella del sui Secchi, ovvero pietra lavorata dall'acqua, ha avuto origine nell'estremo oriente, diffondendosi poi in tutto il mondo. Rappresenta ancora oggi un modo per entrare in contatto con la natura nel rispetto dello scorrere delle stagioni e del tempo. E dall'Oriente non solo piccole opere naturali, ma anche grandi installazioni. Di fatto un centro commerciale in Cina ha pensato di celebrare l'imminente ingresso nell'anno del gallo, dotandosi di una grandissima scultura del pennuto. Però questa scultura ha una variante, infatti le fattezze del volto riprendono l'inconfondibile ciuffo di Donald Trump. L'opera è alta più di 7 metri ed è apparsa all'ingresso di un centro commerciale di Taiwan, nella parte settentrionale della Cina. Nonostante i rapporti al momento non siano facilissimi fra i due stati, i cinesi sembrano aver apprezzato il monumento e i commenti sui social network sono generalmente positivi, tant'è vero che in vendita online sono finite anche le repliche gonfiabili del pollo Trump. E rimaniamo in Oriente. L'imprenditore e collezionista George Wong sta per aprire a Singapore la nuova sede del suo Parkview Green Museum, dopo le sedi di Pechino, Hong Kong e Taipei. Leader del mercato immobiliare asiatico, Wong in quasi 40 anni ha accumulato una collezione di oltre 4.000 opere d'arte, che spaziano dall'arte cinese antica a quella contemporanea e internazionale. Tra i pezzi forti della raccolta, opere di Pablo Picasso e una tela di Francis Bacon. Wong possiede anche il più ricco nucleo di opere al di fuori della Spagna di Salvador Dalì e ha una passione per gli artisti italiani. In collezione troviamo infatti opere di Mario Schifano, Alighiero Boetti e Enrico Bai. Il museo Parkview Green è diventato ormai un brand che si appresta quindi a inaugurare a marzo la 4ª nuova sede.
E proprio Enrico Bai è protagonista di una grande mostra al Museo Cobra di Amsterdam fino al 14 di maggio. L'esposizione dal titolo Il gioco come protesta è curata da Kerry Pilto in collaborazione con Luca Bocchicchio e con il contributo fondamentale dell'Archivio Bai della Fondazione Marconi. In esposizione oltre 100 opere datate degli anni 50 e anche fino agli anni 70 che comprendono dipinti, assemblaggi, ceramiche, sculture e manifesti. Si tratta di tutte opere giocose, colorate e taglienti e con un preciso contenuto sociopolitico, a volte anche anarchico. E passiamo ora alla nostra proposta cinematografica con Manchester by the Sea, il film drammatico di Kenneth Lonergan. Candidato a 6 premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regista e miglior attore, il film racconta la storia dei Chandler, una famiglia della classe operaia del Massachusetts. Andiamo a vedere il trailer. Se dovessi portare con te su un'isola deserta una sola persona, un uomo in gamba che ti fa sentire protetto e felice, tra me e tuo padre, chi sceglieresti? Mio padre! Secondo me è la scelta sbagliata. Pronto, sono lì. Che è successo a mio fratello? Allora è lui di Chandler. Non capisco. Cos'è che non riesce a capire? Io non posso fargli da tutore. Suo fratello ha predisposto un lascito per suo nipote. Credo che contasse sul suo trasferimento. Dovrei trasferirmi? E dove? Beh, qui. Mi pare che lei abbia trascorso molto tempo qui. Ciao, tesoro. Vengo solo in casi d'emergenza. Lì, nessuno può capire quello che sta passando e se non se la sente di assumersi questa responsabilità, può rifiutare. Andiamo all'orfanotrofio. Sta zitto, entra in macchina. Non posso obbedire ai tuoi ordini finché non mi apri. Qualunque cosa tu decida può stare da noi se vuol venire nei weekend. Vuoi essere tu il suo tutore? Beh, lui non abbiamo vuole già essere la il mio casa tutore piena. Per l'amor del Prima cielo, mio Dio, hai mai visto casa sua? Pronto? Pronto, lì. Ti chiamo per dirti che mi dispiace. Come sta Patrick? Lui non si confida molto con me. Ci fai sesso con queste ragazze? Beh, diciamo che sto gettando le basi. Che significa? Significa che ci sto lavorando. Se non vuoi essere il mio tutore, per me va bene. È solo un problema di logistica. Tutti i miei amici sono qui, ho due fidanzate e suono in una band. Tu fai il custode a Quincy. Che diavolo ti importa dove vivi? Ti ho detto un sacco di cose terribili. Avevo il cuore spezzato e so che per te è lo stesso. No, tu non capisci, non c'è niente. Non è vero. Deve esserci qualcosa di sbagliato in me. Vuoi che chiami i tuoi amici? Non lo so. Che cosa vuoi che faccia? Non voglio disturbarti, resto un po' qui finché non ti calmi. Ok, ora sono calma. Te ne vai, per favore. No. Che pesce è? Uno squalo, ti dico di sì, adesso vedrai se non è uno squalo. Dal cinema passiamo alla letteratura con Attraversare i muri, la prima autobiografia dell'artista Marina Abramovic. La pioniera della body art più estrema si racconta per la prima volta in un libro in uscita in concomitanza con la celebrazione dei suoi 70 anni. La sua prima lezione d'arte è indimenticabile. L'andiamo a leggere insieme, è uno stralcio del suo libro. Dice, a 14 anni chiesi a mio padre l'attrezzatura per dipingere a olio. Lui mi comprò tutto l'occorrente e mi fissò una lezione con un artista che si chiamava Filipovic. Filipovic tagliò un pezzo di tela, vi rovesciò della colla, poi della sabbia e dei pigmenti di vari colori, giallo, rosso, nero. Poi ci versò sopra mezzo litro di benzina, accese un fiammifero e fece esplodere tutto. Questo è un tramonto, disse, e se ne andò. Questa è la prima lezione di arte e di pittura di Marina Abramovic e noi intanto rivediamo l'Abramovic in una delle sue performance più famose, ovvero The Artist Present. Vediamo. You know, I think what's fantastically interesting about her work and this work is the blank slate aspect of it. What it brings out in everyone from the art world, people that claim they know the work very well. People that are part of this vocabulary and this language, and then outright strangers and people that come in and go, well, why is she doing this? And that's endlessly interesting because what you're really seeing is this giant canvas, also of projections.
Marina's connection to the audience comes out of this extraordinary lack that she feels, or she felt as a child. She desires to be loved, she desires to be needed. Marina does have the experience that she needs the audience like air to breathe. That's the gasoline she's running on. She lives for her art, she lives for the audience. When I met her, I thought, oh God, she's in love with me. And it took me a while to understand that she is in love with the world. So it's not personal. Don't take it personal. I'm in love with the world. I'm not in love only with you. I realize she is repeating this misunderstanding with every single person in the atrium. Un'altra grande donna sta facendo discutere. Un'eredità di 80 milioni di euro sta infatti scuotendo l'entourage di Zaha Hadid, mancata lo scorso anno a 65 anni. L'archistar irachena, senza figli, ha lasciato tesoro ai nipoti e allo storico collaboratore tuttora capo dello studio, Patrick Schumacher. Ed è proprio quest'ultimo, unico estraneo alla famiglia a rientrare nel testamento, ad essere entrato in conflitto con gli altri esecutori per la sua decisione di abbandonare progetti di case popolari e scuole d'arte. Progetti, secondo i colleghi, contrari alla volontà di Zaha Hadid. Ora resta a vedere tra i litiganti chi godrà. Noi intanto andiamo a risentire le parole di Zaha Hadid circa un suo progetto all'Università Statale di Milano. Well, I mean, I think, you know, the idea of the installation is that you create a kind of an artificial landscape, you know, because there is a garden and the idea to create a landscape, and of course there's a play on the idea of the twirl and the flower and how you can maybe move between the lines, and you know, but it's basically about landscape, artificial landscape, and the space itself. So the kind of the new modernist kind of landscape versus the historic background. And we've always played with this idea of gradation in all our work and drawings, and this idea of gradation, and how also all the, in the early paintings, how that idea of gradation and contrast affected the way we lit buildings. The relief model is based on a space in the building, and so you reverse it, you make a model, relief model as an installation. And the idea that, you know, every time you move around it, the change of the light could also change, but also the object itself changes from light to dark. So yeah, two plays at the same time. Si trattava della ultima notizia del nostro telegiornale, quindi non mi resta che ringraziarvi, ringraziare Francesca Grazioli. Grazie a te, grazie a voi per averci seguito. E ci vediamo alla prossima. Arrivederci.